Umberto Di Mauro, esterno del Vasto Girardi, arriva quest'altra vittoria contro il Termoli, un primo tempo dove avete giocato soltanto, non è arrivato, insomma, è mancato soltanto il gol, poi nella ripresa è uscita la forza vera di questo Vasto Girardi che ha dilagato anche nel finale. Sì, siamo contenti per la partita, soddisfatti della prestazione. Primo tempo magari potevamo essere un po' più cattivi sotto porta. Abbiamo mancato delle occasioni importanti, cerchiamo di migliorarle giorno dopo giorno durante gli allenamenti per arrivare preparati e pronti alla partita. Parlavamo anche con mister Farina, che forse temeva un po' la gara con il Roccasicura, ma dopo 20 minuti eravate 3-0 e poteva essere quello, forse il primo vero segnale che avete lanciato al campionato, oltre agli altri che sono arrivati nelle altre giornate. Sì, magari con Roccasicura non tanto la squadra ha dato fastidio, ma i tifosi, l'arbitraggio, che comunque, diciamo, dopo gli insulti dei tifosi, le proteste, sono iniziate a sballare un po', e diciamo che tutto sommato stiamo cercando di arrivare al nostro obiettivo, e il resto parla del campo. Perché a questo punto si è dellassù, il Vasto Girardi è la squadra da battere, ora sta a voi, perché come si dice, inseguire è più difficile che magari essere inseguiti, dovete continuare a fare il vostro. Sì, ripeto, noi giorno dopo giorno poniamo sempre il nostro obiettivo, lo ripetiamo, per poi arrivare fino in fondo e cercando di stare sempre in alto.